Un buon pomeriggio, cari amici. Voglio raccontarvi ancora storie di grande calcio. Mi scuso di nuovo per l'audio che non è perfetto, purtroppo ve l'ho detto, ho avuto un problema tecnico con il microfono che si è rotto. Di questi tempi è difficile intervenire su qualsiasi situazione, però la stiamo risolvendo nei prossimi giorni. Dovrebbe arrivare un microfono nuovo. In ogni caso, ripeto, ho voglia di continuare a raccontarvi delle storie di calcio. Stamattina vi ho parlato di tre portieri sudamericani molto particolari. Storie dei sentimenti ambivalenti, spettacolo, coloriture, momenti di grande fulgore e anche tragedie che hanno accompagnato questi portieri maledetti. Oggi pomeriggio invece voglio rendere omaggio principalmente a una figura grande, una figura di spicco soprattutto in Spagna, che magari qui in Italia non è molto conosciuta ma che merita il riconoscimento e la cui storia merita assolutamente di essere raccontata. Sto parlando di Radomir Antić, che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa, ci ha lasciato presto perché è scomparso a 71 anni. E Radomir Antić ha lasciato un segno indelebile, ripeto, specialmente nel calcio spagnolo, ma non solo. È stato l'unico allenatore della storia ad aver diretto Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, le tre grandi del calcio spagnolo, anche se il suo cuore e il suo mito è legato soprattutto a uno di questi tre colossi. Però in generale Radomir Antić è un personaggio che ha insegnato calcio, ha portato anche una figura molto apprezzata sul piano umano, per cui voglio raccontarvi la storia di questo allenatore che ha fatto la storia assoluta dell'Atletico Madrid, che in generale merita di essere conosciuto il più possibile anche al di fuori dei confini spagnoli. Radomir Antić è uno slavo, un serbo, uno che rappresenta anche la storia, la tradizione calcistica di questo paese, che ha espresso grandissimi esponenti e spesso lo ha fatto anche fuori dai propri confini. Prima di tutto Radomir Antić si fa conoscere come calciatore che nasce nel Partizan di Belgrado, la sua squadra, la squadra del suo paese con la quale è maggiormente identificato, ma va anche a giocare all'estero, gioca nel Fenerbahce, gioca in Spagna, gioca nel Saragozza, dove milita assieme tra l'altro a Jorge Valdano, molto giovane, e milita soprattutto agli ordini di Vujadin Boskov, che sarà una figura centrale per il lancio anche nella carriera da allenatore di Radomir Antić. Mentre la carriera da calciatore lo ha portato anche in Inghilterra, e in Inghilterra ha fatto un esito storico in qualche modo, perché nel calcio inglese ha vestito per un centinaio di partite la maglia del Luton Town, che oggi è un club abbastanza inabissato nelle serie inferiori del football british, però ai suoi tempi era un club di prima divisione, e lui per il Luton segnò un gol storico, un gol contro il Manchester City che valse in quel momento la salvezza per gli Hatters e la retrocessione per il City. Stiamo parlando veramente di un calcio di un'altra epoca, di un altro pianeta. Antić sul campo aveva visione e piedi da centrocampista offensivo, oltre che una grande abilità aerea negli inserimenti, e per questo la sua carriera comunque si è sviluppata soprattutto nel ruolo di libero, un libero elegante, un libero imperioso, a testa alta, con attitudine al comando ma anche ottime capacità di organizzazione di gioco. E il ruolo del libero, io mi rendo conto che soprattutto per i più giovani di voi sia un ruolo un pochino misterioso, perché poi l'evoluzione della storia del calcio ha portato all'abbandono di questa figura che invece per tanti decenni è stata centrale e che ho intenzione di raccontarvi sabato nel nostro tradizionale appuntamento domande e risposte, perché mi è stata fatta una domanda su questo ruolo, e allora voglio parlarvi di cos'è stato il libero nel calcio e di chi sono stati i grandi liberi nella storia del gioco più bello del mondo. Antić è stato sicuramente un libero di livello, però la sua carriera da allenatore va ben oltre quello che ha fatto da calciatore. Una carriera che è iniziata appunto in patria col Partizan di Belgrado. Nei suoi primi due anni da allenatore Antić vince due volte il campionato, e nel club bianconero della capitale serba, anche solo per questo, è indubbiamente un mito. Poi però vi parlavo del legame con Vujadin Boskov. Boskov lo consiglia per il Saragozza, e allora nel 1988 Radomir Antić sbarca in Spagna.
Guida il Saragozza, lo guida piuttosto bene, guida anche l'Oviedo, e nel 1991 gli arriva la grande occasione della carriera, perché a chiamarlo è il Real Madrid in una stagione molto complicata, perché il 90-91 per il Real Madrid è un anno estremamente difficile. Lui arriva in corsa e aggiusta la situazione. In 12 partite di campionato fa 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, batte il Barcellona, vince il Classico, e quindi si merita la conferma per la stagione successiva. Stagione successiva che però non risulta positiva, anche se il suo esonero a metà campionato è stato indubbiamente frettoloso, perché al suo posto nella seconda parte dell'annata calcistica 91-92 arriva Leo Bennacher, e Bennacher non solo nel girone di ritorno fa 8 punti in meno rispetto ad Antic nel girone di andata, tra l'altro perdendo la prima delle due Liga di Tenerife per il Real Madrid. In quegli anni Tenerife per il Real è stato un po' quella che è stata la Fatal Verona per il Milan, due volte ha perso lì dei campionati che sembravano vinti, e una volta successo appunto nel 1992 con Bennacher. 91-92 che vide il Real Madrid anche eliminato in semifinale di Coppa UEFA dal grande Torino di Mondonico, con una prestazione storica soprattutto di Walter Junior Casagrande, altro attaccante che racconterò prossimamente perché ha una storia incredibile e leggendaria. Quindi mandare via Antic non fu una grandissima idea da parte del presidente Mendoza, anche perché Antic nel suo anno fondamentalmente al Real Madrid ha fatto delle cose poi risultate molto significative nella storia dei Blancos, o comunque in quel periodo, perché prese il giovane Luis Enrique dallo Sporting Gijón, prese Prosinecki alla di grandissima qualità, e soprattutto fu il primo ad inventarsi Hierro come mediano. Hierro ha fatto una carriera epica, divisa fra il ruolo di difensore centrale e mediano. Antic lo spostò un po' più avanti, e con lui Hierro arrivò a segnare 21 gol in stagione, per cui fu una grande idea quella di modificare il posizionamento di Fernando Hierro. Al Barça Antic ci è andato più di 10 anni dopo, nel 2003, arrivando ancora in corsa per rimediare alla fine problematica dell'era Van Gaal, e anche in quel caso fece bene tutto sommato Antic, perché prese un Barcellona terzultimo in classifica, parliamo del 2003, della seconda parte della stagione 2002-2003, il Barça era terzultimo in classifica, lo ha portato al sesto posto, non è riuscito a qualificarlo per la Champions League, ma lo ha portato comunque in Coppa UEFA, e fra le cose che fece in quel breve periodo fu anche ratificare stabilmente la titolarità di Victor Valdés a spese dell'argentino Bonanno. Victor Valdés, che poi per almeno un decennio è stato il portiere titolare del Barcellona e un'assoluta figura in tempi doratissimi per i catalani. Questo ha fatto con Real e Barça, quindi vedete delle storie magari anche un filino ingiuste e piuttosto brevi. In mezzo c'è stata la grandissima storia d'amore con l'Atletico Madrid, una storia che ha portato l'Atleti a fare il colpo più grosso della propria epopea, e visto che di questi tempi viviamo la grandiosa era Simeone, davvero quello che ha fatto l'Atletico Madrid nel 95-96 con Radomir Antic è un qualcosa che neanche il Ciolo è riuscito a eguagliare. Erano tempi molto turbolenti per l'Atletico Madrid. Il presidente Gil aveva fama di mangia allenatori, c'era molta tensione all'interno del mondo colcionero, e nel 1995 arriva Radomir Antic in panchina. In quel momento sembrava destinato al Valencia, poi alla fine firmò per l'Atletico Madrid e ha poi confessato di averlo fatto per puro spirito di sfida. Ha detto: era il posto peggiore dove andare e io ho voluto andarci. Bene, Antic arriva all'Atletico Madrid e comincia a prendere il controllo di una squadra che l'anno prima si era salvata all'ultima giornata grazie a un pareggio contro il Siviglia. Il suo intervento è prima di tutto di pulizia, perché si ritrova una rosa oversize e lui vuole un gruppo di 20 calciatori fondamentalmente su cui contare. Un gruppo che vuole anche integrare, perché secondo lui c'è bisogno di qualcosa di nuovo. Vuole un portiere nuovo e va a prendere Molina, perché nella sua concezione c'era già la propensione all'utilizzo di un portiere libero, un portiere che giocasse piuttosto alto e che sapesse anche come comportarsi non solo all'interno dei pali. Tra l'altro la stagione 95-96 è una stagione di cambiamento per la Liga.
Liga, perché vengono introdotti 3 punti a vittoria, perché l'allargamento del campionato viene fatto da 20 a 22 squadre, per cui è una stagione completamente diversa. Lui prende Molina in porta, prende anche dei giocatori davanti, punta su Penev, il bulgaro del Valencia, sul quale c'erano parecchi dubbi, perché era reduce da un problema di salute significativo, un cancro ai testicoli. Lui però vuole Penev, lo prende davanti e Penev sarà il capocannoniere dell'Atletico in campionato con 16 reti. Prende anche un giovane rampante dall'Argentina, Biagini, dal Newell's Old Boys, stellina del Mondiale Under 20 del 1995, e risulterà anche lui un'alternativa preziosa. Soprattutto il colpo di mercato più impensabile e più incredibile che fa Radomir Antic quell'estate è prendere Milinko Pantic, uno sconosciuto totale, ala 29enne del Panionios in Grecia, pagato 5-6 pesetas, e un acquisto che suscita dei dubbi, perché nessuno conosce Pantic e lui ha intenzione di puntarci fortemente. Pantic sarà la storia all'interno di questa storia, perché l'Atletico Madrid con Antic decolla immediatamente. Ha una squadra che si poggia su una difesa molto forte, sarà la miglior difesa della Liga al termine della stagione, con Delphi Kelly come rettore del pacchetto arretrato e Vizcaíno come mediano davanti ai 4 di difesa. Il centrocampo in un 4-4-2 piuttosto asimmetrico e lavorato per portare i giocatori fra le linee poggia però sulla completezza delle due mezziali, che poi non sono mezziali perché uno è l'altro interno del centrocampo a 4 e uno è l'ala destra, ma un'ala destra piuttosto tattica, diciamo, e con posizioni differenti rispetto a quelle dell'esterno classico da 4-4-2. L'interno è Caminero, Caminero che è un giocatore di grandioso impatto, anche di proprietà tecnica, un ottimo incursore perché è uno che porta gol oltre che equilibrio, un giocatore di temperamento, e il centrocampo poggia su di lui. Ma il vero elemento che fa la differenza nelle due fasi, sul piano agonistico ma anche sul piano tecnico, è l'altro, è quello schierato come esterno destro di centrocampo, anche se non è propriamente il suo ruolo, e sto parlando del Ciolo, di Diego Pablo Simeone. Lui lo piazza lì a tamponare ma anche a perforare. Simeone segna 12 gol in quel campionato, perché lo ricordate bene, per la sua avventura italiana era un centrocampista meravigliosamente totale, e quando partiva e si portava in area di rigore arrivava con una furia che spesso veniva tradotta in bonus molto concreti per la squadra. Davanti ha preso Penev e punta su Penev, al suo fianco c'è Chico. Chico è un giocatore veramente particolare, un gaditano di Jerez de la Frontera, nella zona di Cadice, illuminatissima parte dell'Andalusia, ed è un attaccante spagnolo che distrugge qualsiasi tipo di stereotipo, perché voi lo vedete, è un pennellone da 1,90 m, però è pressoché scarso nel gioco di testa. È invece un elemento di grandissima adattabilità tattica e soprattutto con una tecnica incredibile per la sua fisicità, e diventa un partner perfetto per Penev. Ne manca uno nel sistema offensivo dell'Atletico Madrid, e questo uno è proprio Milinko Pantic, lo sconosciuto voluto in tutti i modi da Antic, che gioca come esterno sinistro di centrocampo. È un giocatore fantasioso, un giocatore inventivo, un giocatore soprattutto con un piede straordinario. Legata alla figura di Pantic c'è molta della fortuna dell'Atletico Madrid di quella stagione, ma c'è anche una delle storie più belle che ho riscontrato proprio vivendole anche di persona dal vivo in questi anni spagnoli. Notate ancora oggi al Metropolitano che quando l'Atletico Madrid va a battere un calcio d'angolo, nel corner che voi vedete, pensando allo schermo in alto a destra, c'è sempre un mazzo di fiori bianco-rosso vicino alla bandierina. Ecco, questo si deve ai tempi di Pantic. Perché? Perché c'era una tifosa dell'Atletico Madrid, la signora Margarita,
che si era innamorata calcisticamente, direi solo calcisticamente, di Pantic. Lei è grandissima tifosa dell'Atleti, frequentava una peña, un club vicino al vecchio Calderon, e ha una predilezione per Pantic. Un giorno, prima di una partita con l'Athletic Bilbao, fuori da questa peña, le peñas in Spagna sono come i club, diciamo, in Italia, ovvero dei bar, dei pub, insomma, dei locali dove si ritrovano i tifosi e si formano delle vere e proprie associazioni di tifosi. Bene, quel giorno, prima della partita con l'Athletic Bilbao, fuori dalla peña che frequenta la signora Margarita c'è un venditore di fiori che ha dei bei garofani. E la signora Margarita dice, vieni, dammene 4, come i gol che oggi facciamo all'Athletic. Va allo stadio a vedere la partita e decide che ad ogni gol dell'Atletico Madrid lancerà un garofano in campo. L'Atletico Madrid ne segna 4, di cui 2 sugli sviluppi di calci d'angolo battuti da Pantic, per cui è la giornata di gloria assoluta per la signora Margarita, che lancia in campo tutti e 4 i suoi garofani. Da lì decide, avendo anche magari qualche conoscenza all'interno del club, di presentarsi ogni domenica al Calderon con un mazzo di 24 garofani, 12 rossi e 12 bianchi, che va a appoggiare proprio vicino alla bandierina del calcio d'angolo che vi ho descritto, da cui si erano originati quei 2 gol calci d'angolo che sono proprietà esclusiva di Milinko Pantic. Per cui posa il suo mazzo di fiori lì vicino all'angolo del campo, lei aveva il suo biglietto stabile più o meno in quella zona del Calderon. Inizialmente Pantic è un filo infastidito, quando va a battere il primo corner vede questo mazzo di fiori, lo disturba e lo lancia dall'altra parte della recinzione, lo lancia ai tifosi e poi la partita va avanti. La signora Margarita, come tutte le grandi donne futbolere di Spagna, è animata però da uno spirito molto combattivo, da uno spirito fiero. Allora decide, sempre grazie alla conoscenza di un impiegato del club, di scrivere una lettera a Pantic e di dirgli non gettarli via quei fiori, non essere infastidito, quei fiori io li vengo a portare per te. Un gesto che illumina Pantic quando riceve questa lettera, conosce la signora Margarita, la domenica successiva le regala la sua maglia e da lì è nata una tradizione che si è consumata in ogni domenica di calcio al Calderon. E non solo l'Atletico Madrid ha ritrovato una grande epoca d'oro, proprio grazie anche allo sfruttamento delle palle inattive, dei calci d'angolo, pensate anche solo al gol di Godin valso la Liga del 2014, ok, al Camp Nou, per un gol segnato di testa su calcio d'angolo, ma tutte le volte che l'Atletico da lì in avanti ha giocato al Calderon e ancora oggi che gioca al Metropolitano, la signora Margarita porta un mazzo con 24 garofani, 12 rossi e 12 bianchi e li piazza vicino alla bandierina di Pantic. Per questo vi ho detto che Pantic rappresenta la storia nella storia di quella stagione che si è conclusa con lo storico doblete. L'Atletico Madrid ha vinto il campionato e ha anche vinto la Coppa del Rey grazie a un gol di Pantic nei tempi supplementari contro il Barcellona di Johan Cruyff. Poi Pantic è andato via dall'Atletico Madrid perché appunto la figura di Gil era molto vulcanica e quelli erano anni estremamente complicati. È anche tornato nel 1999 per cercare di evitare l'inevitabile, ovvero la retrocessione. Gli rimane sulle spalle la retrocessione dell'Atletico Madrid, ma non ha avuto la minima colpa. Poi la sua carriera si è anche sviluppata diversamente, ha fatto altre cose in Spagna, ha portato la nazionale serba al Mondiale del 2010, ha finito allenando in Cina e adesso ci ha salutati tutti, ripeto, troppo presto, però sicuramente avendo lasciato dei segni che ho voluto riportarvi, ho voluto ricordare con voi e per voi per immortalare la figura di Radomir Antic, un grande allenatore, un grande uomo di calcio, un uomo di forza, un uomo di spirito, un uomo che all'Atletico Madrid non verrà mai e poi mai dimenticato. Spero che vi sia piaciuta questa storia, spero che vedendo questo video abbiate conosciuto una figura che magari
non conoscevate o comunque non era presente nel vostro personale Olimpo dei grandi allenatori e delle grandi figure che hanno caratterizzato i tanti anni di storia del nostro amato sport. Ve ne porterò altre in questi giorni. Ho intenzione di parlarvi di grandi imprese e, come detto, ho intenzione di parlarvi anche di qualcosa legato al calcio attuale, perché non diciamolo troppo forte e rimaniamo soprattutto in grande difesa, in trincea per uscire da questa situazione, però l'impressione è che si possa sperare di ricominciare a giocare, di portare a conclusione questa stagione che sarà inevitabilmente segnata da quello che stiamo vivendo, ma che ci darà un motivo di ripartenza, un motivo di ritorno alla normalità e alla vita, per cui magari anche riprendere qualche collegamento con quello che è stato fin qui e quello che sarà, perché comunque ricomincerà tutto e ricomincerà anche il calcio. Ho voglia di riportarlo. In più vi ricordo di postarmi sempre le vostre domande per l'appuntamento di sabato. Siamo avviati verso un appuntamento veramente extra large, perché ho già segnato almeno 10, 11, 12 domande alle quali mi interessa rispondere e c'è ancora qualche giorno, per cui se mi dimostrerete la vostra presenza e continuerete a farmi delle domande così interessanti, potremmo arrivare ad un appuntamento veramente, veramente molto grande. Nel frattempo vi dico come sempre di iscrivervi al canale, di attivare le notifiche, di rimanere in contatto con la nostra community, perché ci vediamo prestissimo qui sul nostro canale.